Ciao amici e benvenuti. Oggi con questa registrazione, essendo che stiamo entrando nell'inverno, andremo a spiegare la montatura che adopero, diciamo la montatura per eccellenza, no? La montatura principale che si usa a surf casting per insidiare le spigole. Tutto questo tra qualche secondo, eh? Vai! Bene, eccoci tornati qui. Come dicevo prima, vi farò vedere come fare una montatura da surf casting ideale per insidiare le spigole. La montatura di oggi sarà lo short rovesciato, eh? Il mio modo di fare lo short, o perlomeno uno dei tanti modi, perché lo short si può fare in misure diverse, in diametri diversi e in modi diversi. Questo è uno dei modi che adopero principalmente per insidiare le spigole, ok? Questa montatura la faremo con una variante. Sullo snodo, dove andremo a mettere le perline e la girella, dove partirà il bracciolo, li fisseremo con il nostro nodo portoghese, ok? Così comincerete a prendere anche un po' di confidenza con questo nodo, ok? Allora, cominciamo. Partiamo con un trave dello 0,50, dove legheremo subito in testa una girella del numero 10. Bagniamo e tiriamo. E avremo la nostra girella legata. Tagliamo l'eccedenza. E lo faremo di una misura di una bracciata e qualche cosa e lo tagliamo. Ora ritorniamo all'inizio e a circa 10-15 cm dalla nostra girella cominceremo a fare il primo nodo portoghese. Per chi non sa come realizzare questo nodo, o per chi non l'avesse ancora capito, vi lascerò il link in descrizione del video sul tutorial di come realizzarlo. 4 spire sono più che sufficienti. Ci troviamo in questa posizione qui. Bagniamo. E piano piano lo serriamo. Eccolo qua. A circa 10-15 cm abbiamo il primo nodo. Ora ritorniamo alla fine e cominciamo a inserirci un pezzettino di guaina termorestringente. Infiliamo, facciamo passare al nostro nodo portoghese e andremo a infilare sul primo occhiello della girella di testa in modo da salvaguardare il nostro nodo. Prendiamo la nostra accendino. Piano piano, senza andare sul filo, la scaldiamo.
in questo modo qua. Potremmo metterci anche dei conetti salvanodo, delle perline, dipende da voi. Cominceremo a infilarci la prima perlina in plastica dura, poi un'altra girella del 10. E la seconda perlina. Ecco qua. Ci troviamo in questa posizione. Ora, subito dopo la seconda perlina, iniziamo a fare un altro nodo portoghese, però questo lo facciamo con qualche spira in più, un paio di spire in più, per una maggior sicurezza, perché quando si allamerà il nostro pesce, tenderà il nostro bracciolo tenderà a forzare verso il basso, e quindi qualche spira in più, andremo a aumentare la sicurezza del nostro snodo. Fatte queste spire, ci troviamo in questa posizione qui, bagniamo e mano a mano, mentre tiriamo, cerchiamo di far accostare il nodo il più possibile alla perlina, perché il nodo tenderà ad allargarsi. Quindi piano piano. E lo serriamo e ci troviamo in questa posizione qui. Poteva venire anche magari un po' più vicino, però non succede niente. Così. Ora ritorniamo alla fine, riprendiamo dell'altra guaina termorestringente o un cappuccio, eccetera, e lo infiliamo. Prendiamo il nostro moschettone, in questo caso un moschettone del 10 per l'attacco del nostro piombo, e lo fissiamo sempre con il nodo che più ci piace. Bagniamo e piano piano lo accostiamo senza creare abrasioni sul filo. Tagliamo l'eccedenza, prendiamo la nostra guaina e facciamo lo stesso lavoro di prima, ma inseriamo sul primo occhiello e gli diamo una scaldatina. Modo qua. E abbiamo il nostro nodo ben protetto. Ora mettiamo un attimino da parte il nostro trave e passiamo al bracciolo. Il bracciolo lo facciamo di uno 0,30, più che sufficiente. E ci leghiamo subito il nostro amo, in questo caso un amo dell'1, adatto per
innescarci piccoli filetti, anche trancetti, dipende. Lo leghiamo, bagniamo e serriamo. E abbiamo il nostro amo legato. Tagliamo l'eccedenza. Assicuriamo che il nostro nodo è fatto bene. Riprendiamo il nostro trave, andremo a posizionare l'amo nella nostra girella sul nostro snodo, così, e lo misuriamo. A circa 20-25 centimetri dalla fine del nostro trave, tagliamo il nostro bracciolo. Il nostro bracciolo. Ora, fatto questo, inseriremo una bella perlina fosforescente, in questo caso è del 10. Sul nostro bracciolo, il tutto bloccato con uno stopperino. Così. Ora faremo una piccola brillatura al all'inizio del nostro bracciolo. Di circa una decina di centimetri. Tagliamo l'eccedenza. Abbiamo la nostra bella brillatura. Prendiamo il nostro trave dove abbiamo fatto lo snodo e uniamo il bracciolo alla nostra girella con un nodo a bocca di lupo. Passare infiliamo l'amo nell'asola che si è creata. Facciamo passare il tutto e lo andiamo a serrare. Ecco qua. Questo è il nostro snodo dove parte il bracciolo
il trave. Quindi abbiamo detto, abbiamo girella, la nostra guaina, cappuccio, quello che sia per proteggere il nodo. 10-15 cm sotto parte il primo nodo portoghese, con perlina, girella, perlina, altro nodo portoghese con qualche spira in più in modo da essere più sicuri. Poi viaggiano insieme trave e bracciolo, e a circa 20, 25, 30 centimetri dalla fine abbiamo il nostro amo, dove abbiamo applicato una perlina fosforescente e uno stopper in modo da bloccare la nostra esca, e anche per una maggior attrazione, no? Che la spigola è molto attratta dalla luminescenza, ecco. Ora qui potremo inserirci del polisterolo . Ora questo è un po' troppo grande, ma il giusto. Mettiamo il polisterolo e ci mettiamo il nostro trancio in modo da far aggallare l'esca sulla mezz'acqua, la superficie, perché la spigola è lì che caccia il più delle volte. Quindi noi dovremo far aggallare la nostra esca, ok? Se a posta del trancio o filetto, quello che sia, si vogliono adoperare esche come americano, BB, eccetera, potete usare per far aggallare le vostre esche i pop-up stick. Si taglia un pezzo, si inserisce sul bracciolo, dopo vi lascio anche il link in descrizione su come farlo veloce veloce, e siamo pronti per pescare. Questo è uno dei modi per insidiare la spigola a surf casting, ok? Poi si può anche clippare mettendo uno sgancio rapido per l'esca, si può anche clippare per una maggior distanza. Se vedete che sullo spot di pesca sono presenti i serra, magari cambiare la montatura, adottare magari una montatura o ad ascensore o un long arm. Basta che c'ha un cavetto in acciaio nei pressi dell'amo di circa una quindicina di centimetri e siamo pronti per la pesca, perché se andremo a mettere sull'amo esche come tranci di cefalo, queste cose qua, sarà soggetto anche a, se c'è una presenza di serra, sarà soggetto ai loro attacchi. Quindi avendo un terminale in filo, lo andrebbe a recidere. Quindi se vediamo che c'è una presenza di serra, cambiamo la montatura e metteremo magari la montatura ad ascensore oppure lo stesso short rovesciato. Basta che abbia alla fine, nei pressi dell'amo, una quindicina di centimetri di cavetto in acciaio, ok? Lo facciamo sempre a gallare e vai con liscio. Bene amici, spero di essere stato chiaro, spero che vi sia stato d'aiuto,
Questo è uno dei tanti modi per insidiare questo meraviglioso pesce. E voglio salutare Simone da Roma. Simone da Roma è uno dei miei iscritti. E lo saluto di vero cuore, ok? Mi raccomando, Simone, sempre in gamba. Bene amici, per questo video è tutto, vi ringrazio come sempre e ci si vede al prossimo video. E mi raccomando, tutti a pesca. Ciao belli!